Dunque, le metastasi sono delle localizzazioni da parte di cellule tumorali che sono nate e originate in un altro organo in vari distretti corporei. Tra gli organi interessati possono essere il fegato, possono essere i polmoni, quindi si parla di metastasi al fegato, metastasi ai polmoni. Il peritoneo è un'altra sede di metastasi, quindi non sono altro che localizzazioni di tumore, del tumore è nato in un'altra sede che va a depositarsi, a crescere nel peritoneo. Cause delle metastasi sono legate al tumore da cui sono originate. Quindi la manifestazione delle metastasi a distanza sono direttamente proporzionali al tipo di tumore che noi stiamo affrontando. E se questo tumore non risente molto delle terapie mediche, di chemioterapia o della terapia chirurgica, molto spesso tende a dare localizzazioni di sé in altri organi, tra cui il peritoneo. Ci sono dei soggetti a rischio? Beh, direi che la patologia neoplastica in genere ha delle cause che possono essere ritrovate nel corredo genetico, nel corredo ereditario, ma sempre di più e le possiamo anche ritrovare nell'ambiente, sia lavorativo, pensiamo all'amianto, per esempio, che determina delle metastasi o comunque dei tumori primitivi alla pleura o al peritoneo, per fare un esempio, oppure pazienti che hanno a che fare ad esempio con industrie chimiche, laddove ci sono delle sostanze che sono altamente tossiche, ma anche i normali cittadini, il benzopirene che è prodotto delle sigarette, del fumo, può dare sicuramente tumori sia al tubo digerente che al polmone, quindi le cause le ritroviamo in questo. Soggetti a rischio sono tutti coloro che si espongono o coloro che hanno una certa familiarità nello sviluppare alcuni tumori. Dunque, se parliamo di metastasi al peritoneo, quindi di tumori che si localizzano al peritoneo, molto spesso i sintomi sono molto vaghi e aspecifici. Vanno dal gonfiore di pancia al disturbo digestivo, qualche dolore addominale. Quindi non sono spesso ben identificabili, a meno che non ci siano dei segni di manifestazioni legate all'ostruzione, per esempio un tumore che va a chiudere l'intestino provoca una occlusione intestinale, e questo è un sintomo molto importante. E quando è necessario il controllo? Un controllo è necessario laddove c'è una familiarità e una ereditarietà delle patologie, oppure c'è un'esposizione a sostanze tossiche, oppure quando ci sono questi sintomi vaghi. Allora si cominciano a fare degli accertamenti, che possono essere esami del sangue di laboratorio o possono essere strumentali, partendo da un'ecografia fino ad arrivare a esami di secondo livello, come può essere una TAC, una risonanza, una PET, a seconda del sospetto diagnostico che uno può avere. E la manifestazione del tumore è in relazione alla sede d'origine. Quindi se nasce nell'intestino o nello stomaco, ci saranno tutti i segni legati al coinvolgimento dello stomaco, al coinvolgimento dell'intestino. Nel caso, per esempio, delle metastasi dovute a patologie ginecologiche, le più frequenti sono quelle legate al tumore ovarico primitivo, si può manifestare in maniera del tutto asintomatica o accidentale, viene detto. Una donna che improvvisamente vede che il suo addome aumenta di volume, di dimensione, senza un motivo apparente, si va a fare un'ecografia e viene scoperto del versamento. Quindi questa è una manifestazione asintomatica di una patologia neoplastica peritoneale, quindi metastasi peritoneale. Da lì poi partono tutti gli accertamenti necessari. Dunque, le cure oggi, fortunatamente con la ricerca, le scoperte sono diverse. Tra l'altro, in oncologia si comincia a parlare di chemioterapie personalizzate o chemioterapia target,
pensiamo alle immunoterapie che in alcuni tumori si possono usare. Quindi non esiste una sola, ma il paziente riceverà una cura in base a quello che è il suo tumore, la sua malattia di origine. E a queste cure poi viene aggiunta, e a volte è la parte prevalente, il trattamento chirurgico. Quindi una chemioterapia può precedere un intervento chirurgico e poi può proseguire dopo l'intervento chirurgico. Altre volte può essere l'unico trattamento, altre volte ancora può essere fatta dopo l'intervento chirurgico effettuato. Quindi oggi, grazie anche alla stretta collaborazione con gli oncologi, si parla di gruppi multidisciplinari che si occupano di oncologia, si riesce a dare quella speranza in più ai pazienti che altrimenti non avrebbero, con questa modularità, con questa scelta terapeutica personalizzata.